cyberpunk. La loro recente comparsa sulla scena internazionale è stata paragonata a quella dei grandi movimenti controculturali degli anni 60. Ma i cyberpunk non sono figli dei fiori. Sono figli della televisione, della musica rap e del computer. Del cortocircuito che si è creato negli anni 80 tra cultura della strada e cultura tecnologica. Le loro imprese hanno frantumato la sicurezza di una società sempre più informatizzata che si è scoperta all'improvviso vulnerabile. Hackers, ovvero pirati armati di video e tastiera che infrangono segreti di aziende, banche, imprese private ed enti statali. Per colpa loro, solo in Italia bruciano ogni anno 2.000 miliardi di diritti d'autore. Eroi del rap, punk dell'informatica, che sembrano scaturiti dai romanzi di William Gibson o da film di culto come Blade Runner e The Coder. Ma chi sono dunque questi cyberpunk? Sono davvero criminali del computer oppure i nuovi paladini della libertà nell'era telematica? Per vederci più chiaro abbiamo incontrato a Milano gli autori di The Coder, la prima rivista cyberpunk italiana, nuovo caso editoriale del mondo underground. Si chiamano con nomi cibernetici, gomma, raff valvola, cobalto e così via. Non è stato facile per niente superare la loro diffidenza nei confronti dei mass media e della televisione. Come potete vedere, una condizione per realizzare questa intervista è stata che fosse controfilmata dalle loro telecamere. Cyberpunk non è definibile come un movimento, ma come un'attitudine. E sta a significare quei soggetti che hanno i piedi nella strada e la testa nella tecnologia. Sostanzialmente si riferisce a tutti quei soggetti che lottano contro l'organizzazione nazista del controllo della comunicazione, intendendo per nazismo la forma pura del capitale. Più concretamente si riferisce a quei soggetti che usano computer, videoregistratori, televisioni, campionatori sonori, sostanzialmente tutta quella, la strumentazione di alta tecnologia per produrre l'informazione attraverso un utilizzo di questi strumenti di comunicazione che non è quello pensato dai loro costruttori o dalle ditte che li hanno progettati. Produciamo appunto questa rivista che si chiama The Coder, che è una rivista che mette in collegamento le diverse aree controculturali, sia politiche, sia sociali, sia culturali, della scena mondiale. Infatti il sottotitolo di The Coder è Rivista Internazionale Underground. Noi ci consideriamo contro i localismi e tentiamo di ragionare il più possibile in una maniera globale. È un testo che è organizzato in maniera antologica e comprende sostanzialmente 5 parti differenti, le quali si occupano, io credo, abbastanza estesamente del fenomeno nella sua complessità, per cui da una parte il fenomeno del cyberpunk visto dal punto di vista psichedelico, che è sostanzialmente parte dell'esperienza californiana, dall'altra parte anche un'analisi del cyberpunk vista dal punto di vista controculturale, e anche qui suddiviso in 2 parti, c'è cioè una parte che si occupa dell'esperienza americana e dall'altra quella molto più interessante che riguarda invece l'esperienza europea e il Chaos Computer Club in particolare. L'informazione è come una banca, l'importante è rapinarla. La pirateria informatica è un reato o un diritto? È giusto in una società che si definisce democratica che l'informazione sia appannaggio soltanto delle aziende o dei ricchi? C'è stato un grosso salto di qualità circa la fine degli anni Ottanta e che corrisponde alla nascita di questo nuovo concetto che è quello di hackeraggio sociale, cioè di pirataggio sociale. Questa cosa è partita negli Stati Uniti e poi diciamo che è stata puntualizzata e scritta in Europa in un convegno che c'è stato ad Amsterdam nel 1989, di ICATA 89 appunto, che viene a stabilire quelli che sono gli elementi fondamentali di questo hackeraggio sociale. L'hacker, secondo questa carta dei diritti dell'uomo relativa all'informazione, dimostra che l'informazione al giorno d'oggi non ha più senso ad essere privatizzata.
però la cosa importantissima di questa riunione che c'è stata è stato appunto questo salto di qualità di cui parlavo, cioè stabilire dei diritti nuovi, inalienabili dell'uomo, come il diritto alla casa, al lavoro e diritti di questo tipo, che dicono che l'uomo deve avere accesso a qualsiasi tipo di informazione, che l'informazione deve essere gestita in modo democratico, che non deve essere controllata e deve essere accessibile a tutti. Ma come proteggere il diritto d'autore dalle incursioni elettroniche dei pirati del software? Secondo gli esperti, le imprese degli hacker sottraggono ogni anno cifre da capogiro ai padroni del copyright. Adesso, anche in Italia, sta per essere approvata una legge per combatterli. Loro cosa ne pensano? Sentiamo. Il rifiuto del copyright è una necessità tecnologica, non è solamente una istanza di carattere volontario e soggettivo. Chiarisco meglio. Ad esempio il rap o la cultura hip hop si basa sul campionamento di suoni che vengono da brani degli anni 60, degli anni 70, vengono presi dei pezzi, vengono rimontati, questo a partire proprio dalla pratica dei ghetti con una tecnologia di basso livello. Ebbene, quindi, ma non solo questo, ad esempio proteggere i programmi perché ti serve un programma e non vuoi pagarlo, oppure rubare le immagini che ci sono alla televisione e quindi rimontarle come tu vuoi. Ecco, sono tutte pratiche di protezione, diciamo così, del copyright, che è una pratica diffusa, anche credo che anche voi copiate cassette musicali o copiate cassette video. Questo è significativo, cioè nel senso che è una necessità che è già implicita nel mezzo tecnologico e che l'hacker o chiamalo come vuoi, pratica comunemente. Però attenzione, è un discorso però quello di entrare dentro le reti e spaccare un conto e non entrare. Queste sono questioni individuali. La rete telematica alternativa è l'ultima impresa realizzata dai cyberpunk. Lo scopo? Dotare il mondo del dissenso organizzato e dunque anche i centri sociali di una rete di controinformazione gratuita e accessibile a tutti via computer. Discutendo del progetto della creazione di una rete informatica alla quale dovrebbero essere sì collegati quei centri sociali o quei soggetti all'interno dei centri sociali che hanno voglia di collegarsi, ma è aperta anche a tutte quelle soggettività che sono escluse dalla gestione dei mezzi di informazione e quindi anche gruppi di lavoratori che si vogliono collegare e intervenire su questioni di tipo sindacale oppure lavorativo, oppure anche semplici soggetti che sentendosi espropriati dalla possibilità di comunicare hanno invece voglia di dire la loro e intervenire in questo dibattito che noi vogliamo che sia il più collettivo possibile. Allora, ci stiamo collegando con la rete informatica. Tra gli altri servizi che fornisce la rete c'è questo della bacheca elettronica o BBS, Bulletin Board System, che è quello di poter comunicare in tempo reale iniziative, congressi, discussioni che si svolgono nei vari punti d'Italia. Questo tipo di informazione non era presente sui giornali del 12, sui giornali cioè della stampa ufficiale, ma solo presente nei circuiti di controinformazione. E cioè in specifico lo sgombero di una casa occupata i cui abitanti tra l'altro erano collaboratori dell'area cyberpunk. Sovversione e nuove tecnologie. In sostanza i mezzi elettronici hanno liberato una nuova creatività e fornito anche agli esclusi i mezzi necessari per far circolare le idee. E questo, piaccia o non piaccia, è un processo che nessuno riuscirà a fermare. Allora, Stop al panico è stata la nostra reazione a una situazione che si è creata a Bologna. Le immagini che state vedendo si riferiscono a Piazza di Porta Mascarella 8, PPM 8, uno squat che è stato sgomberato ieri dove abitavano la metà del gruppo di sulla posta della strada. Adesso questi ragazzi sono senza casa, massimo rispetto e massima solidarietà agli squat di PPM 8. Buono per approfittare della paura costruita per uscire, pronti come a voi per colpire, cadere al suolo per sgomberare centri sociali e case occupate. Bologna anche questa volta, Bologna è rossa di vergogna e sangue non sogna più, anni e anni, anni di cazzate tipo Isola Felice, non ha fatto che danni.
al termine di questo nostro viaggio nel mondo cyberpunk, sentiamo le conclusioni di un noto esperto dei movimenti controculturali come Primo Moroni. C'è una punta così intelligente di uso sociale delle tecnologie e non di rifiuto, continuare a considerare 1984 di Orwell un grande libro di letteratura, ma considerare Il Grande Fratello più una paura del moderno che non una sua metabolizzazione, è una svolta straordinaria, e che quindi possa diventare un effetto modernizzante anche dei movimenti che hanno tessuto un territorio di resistenza nel corso degli anni Ottanta di fronte al grande drago dell'eroina, e che però non era sufficiente a capire il moderno, e questo di trasformare il sapere in un non potere, che invece è stato gli errori dei movimenti verticali degli anni 70, e trasformare il sapere politico in direzione verticale. Ecco, l'orizzontalità dei saperi, la socializzazione anche attraverso lo strumento della comunicazione del computer, è un elemento di libertà straordinario.